Grazie, grazie Carmine per la linea. Piscina in Aiadi in compagnia di Paolo Malara, uno degli eroi degli anni Ottanta, però ci sarà tempo per parlarne. Parliamo del presente, dell'attualità, anche perché sono passati un po' di anni. Sì. Meno male che ci siamo ancora, meno male che no, è bene ricordare i grandi risultati, perché la storia non va mai dimenticata. Assolutamente, anche perché poi c'è un progetto qui, no? Sei stato richiamato per un progetto ambizioso. Ecco, le cose stanno andando bene, perché la squadra sta crescendo, è a un punto dai playoff, 4 risultati utili consecutivi, tu fai già i debiti scongiuri da buon genovese, però li devo ricordare questi dati, che testimoniano dell'ottimo lavoro che sta facendo la squadra e quindi anche di Paolo Malara. Ma penso che sia l'ottimo lavoro lo sta facendo la società e tutti e quanti, perché non è soltanto, se guardassi soltanto la prima squadra, no, penso che a 360 gradi stanno facendo un grande lavoro tutti e quanti, la società, devono fare un monumento alla società per quello che stanno facendo con tutte le difficoltà, la signora Marinelli, presidente, co-presidente di Properzio, veramente hanno creato una struttura di alto livello, di una società di Serie A1 in tutti i punti di vista. La squadra sta crescendo, stiamo facendo molto bene. Sabato è la partita più difficile contro la Cespor, dopo la sosta sono le partite che temo di più, come i muri antichi. Spero che si risolva come abbiamo fatto con muri antichi, ma non sarà facile. Tra l'altro in vetrina anche diversi giorni, l'ultimo che ha debuttato positivamente, Cesare Mancini, che ha 14 anni e mezzo, si divide tra prima squadra nazionale, rappresentativa under 17 e under 15. Beh, insomma, ci vuole anche coraggio, no, da parte tua. Bravo il ragazzo, per carità. Ma io devo vedere anche, per questo dico 360 gradi, perché è un ragazzo che merita, gioca in nazionale giovanile, ci sono altri 2 o 3 ragazzi che stiamo inserendo durante gli allenamenti, può anche darsi che in futuro avranno anche spazio, ma questa è la linfa della squadra per il futuro. Devo vedere e devo cercare di stimolare tutti per arrivare a costruire un nocciolo duro pescarese e poi in futuro, magari se ci sono le opportunità, di fare un salto di qualità con degli innesti importanti, se dovesse arrivare qualche risultato importante. Per adesso il risultato importante è che manca poco per la salvezza, dopo un buon girone d'andata. Stai facendo come Pillon? No, dico la verità. No. La salvezza. Sai, anche per me tornare a pescare, tornare in Italia, questo campionato di girone sud è molto equilibrato. Era un'incognita anche per me, quindi tutto sommato sono molto contento dell'attitudine di tutti i giocatori, della società e del lavoro che si sta svolgendo, e speriamo di costruire qualcosa di importante. Per questo che dico che il lavoro va fatto a 360 gradi, e se ci sono dei giovani che meritano, non mi interessa l'età che hanno e giocano. Sabato comunque giocherà ancora Cesare Mancini. Esatto. Quindi, insomma, ci vuole coraggio secondo me, perché non è un fatto usuale, cioè l'allenatore è vero che vede le qualità di un ragazzo, però deve avere coraggio. Non succede spesso, non accade, anzi secondo me è una rarità, e quindi questo è un complimento che faccio a te, ma senza piaggeria. Parlando del prossimo turno, hai detto l'incognita sosta, questa è una squadra che lotta nei bassi fondi della classifica, ma io voglio rivolgere lo sguardo anche al prossimo futuro, perché subito dopo avrete la partita contro la Rarinantes Salerno, che è capolista e ha subito l'unica sconfitta proprio contro Pescara. Ma no, per il Salerno non mi preoccupa, mi preoccupa sabato qua per Salerno. No, comunque per me questo, il mese di marzo è il mese decisivo. Si delinea la classifica, siamo messi bene, se riusciamo a fare questo mese di marzo come abbiamo finito fino adesso, penso che possiamo toglierci delle soddisfazioni, magari giocarsi la possibilità di arrivare ai playoff, e poi i playoff sono un altro campionato, però penso che per
per quello che stanno esprimendo i giocatori, non soltanto dal punto di vista di risultati, perché i risultati sono frutto del lavoro e della loro attitudine. Io veramente ho trovato non dei professionisti, ma per me sono più professionisti dei professionisti, e mi auguro soprattutto per loro che questo avvenga, perché meriterebbero di sognare come tutti quanti, perché alla fine si lavora per cercare di fare il massimo risultato, e penso che per questo anno arrivare a un playoff sarebbe veramente una grande gioia. Non c'è dubbio alcuno, noi ve lo auguriamo. Ecco, un tuffo nel passato, un totem, Gabriele Pomiglio, scomparso 2 anni fa. Possiamo dire che Paolo Malara deve tutto a Gabriele Pomiglio, che si è inventato Malara allenatore? 100%, io l'ho sempre detto. Gabriele, quando nel 92 avevo finito di giocare, mi ha inventato come allenatore, e lo ringrazierò tutta la vita, perché sai, ho iniziato qua 3 anni, abbiamo fatto dei grandi risultati, poi ho continuato la mia carriera, poi grazie a lui che sono arrivato a questo livello. L'insegnamento rimane sempre vivo. Ma l'insegnamento e la storia non va mai dimenticato, quello che ha costruito Gabriele Pomiglio a Pescara, e penso che si possano in un prossimo futuro continuare a ripercorrere quello che Gabriele ha costruito in tutti questi anni. Sabato è ancora pallanuoto come un tempo a Pescara? Ecco, questo è un altro grande successo, penso, che non è merito mio, ma sicuramente della comunicazione, del marketing, del presidente, della società. La piscina è sempre piena, questa è una bella cosa, c'è molto entusiasmo, e questo è un bel segnale per la società, per lo sport e soprattutto per lo sport abruzzese. Allora concludiamo ricordando ancora una volta l'appuntamento casalingo contro la Cesport, squadra campana, sabato, quindi tra 2 giorni, sabato 9 marzo, inizio ore 17.30 o 17.15? 17.15. A 17.15, un quarto d'ora prima? Meglio venire un po' prima. No, è bene, perché si respira anche l'aria della piscina, non si vede soltanto la partita. Penso che sia una cosa bella sostenere questi ragazzi che fanno tanti sacrifici, e soprattutto sostenere lo sport abruzzese, che è una cosa importante. Grazie a Paolo Malara, e in bocca al lupo. Crepi.